Tommaso Bortolucci, vicepresidente dell'Ordine di Venezia, e mi verrebbe da dire Venezia protomartire. Perché protomartire? Perché i protocolli ci sono da sempre, sono stati fatti da tutti, io stesso ne ho fatto sia come Camera Penale sia adesso nell'Ordine, eccetera, e vengono fatti anche a livello apicale, il CNF con la Cassazione lasciano sempre un po' di scontento, però non era mai successo che, come adesso, per questo protocollo riguardanti i procedimenti sui richiedenti asilo, un consiglio dell'ordine come quello di Venezia fosse messo praticamente, fosse crocifisso praticamente. E quindi mi piacerebbe appunto con te, che sei appunto vicepresidente di questo Ordine di Venezia, cercare di capire da una parte la genesi del protocollo e dall'altra parte quali possono essere state le cause scatenanti di questa polemica. Peraltro, l'altro ieri, credo, Antonella Calcaterra ha conversato con Paolo Oddi, che è uno degli avvocati più esperti qui a Milano che si occupano di questo tipo di procedimenti, che oltre ad essere estremamente critico nei confronti del protocollo, ma sappiamo che non è il solo, perché si è partiti da un articolo del manifesto, ma poi c'è stato un comunicato durissimo di Magistratura Democratica, poi sono intervenuti anche giuristi, intellettuali, professor Simoni di Firenze, insomma c'è stata una certa levata di scudi, ma ha anche rappresentato, come dire, una differenza di metodo operativo in altri posti. Lui ha fatto l'esempio di Milano, dove ha detto: ma a Milano c'è un tavolo dove convergono un po' tutti quelli che si occupano di queste cose, comprese le associazioni degli avvocati, e si cerca di trovare una soluzione che possa essere accettabile. Io non ti nascondo che quando ho visto queste polemiche ho cercato di fare tra me e me la cernita tra tutto quello che veniva detto, nel senso che dentro questo calderone bollente c'era di tutto. C'erano quelli che protesterebbero contro qualsiasi protocollo, qualsiasi cosa dica, e c'erano quelli che protestavano contro delle cose, tipo il fatto che il giudice fosse chiamato a condurre lui la deduzione, ma che stanno nella legge, e quindi c'era anche una certa dimenticanza di quella che è la legge alle spalle, dimenticanza che io non avevo, perché ricordavo benissimo la legge, anche perché ne avevamo discusso nell'organismo congressuale forense di cui faccio parte, e proprio anch'io avevo molto criticato quel decreto legge Minniti, in particolare appunto per questo sistema addirittura di audizione in videoconferenza previsto lì nella legge, e di abolizione dell'appello, per cui avevamo fatto anche poi un documento come OCF, ma l'aveva fatto anche l'Unione delle Camere Penali, un documento molto critico. Quindi alla fine dico: cerchiamo di capire cosa c'è di nuovo e di buono, se c'è del buono, di cattivo, se c'è del cattivo nel protocollo, e poi capire perché sono scoppiate queste polemiche. Come nasce questo protocollo? Il protocollo nasce, credo, un po' come tutti i protocolli, per risolvere questioni prevalentemente logistiche. Il Consiglio dell'Ordine e il Tribunale di conseguenza, negli ultimi 2 anni, sono stati sostanzialmente travolti dalle vicende relative alle richieste di asilo e, per quanto riguarda l'ordine, dalle richieste di ammissione al gratuito patrocinio, che nell'arco degli ultimi 2 anni sono sostanzialmente triplicate, vista anche la competenza distrettuale, diciamo così. Come conseguenza, ed è la ragione per la quale nel protocollo si è previsto anche una indicazione generale di base degli onorari da liquidarsi in gratuito patrocinio, diciamo, con la conseguenza anche di una moltiplicazione delle impugnazioni avverso i decreti di liquidazione.
Quindi il Consiglio dell'Ordine e il Presidente del Tribunale hanno cercato di ovviare a questa massa di ricorsi, cercando di dare delle linee guida, perché poi questo contiene il protocollo, che vanno sicuramente sul piano operativo, la questione del ritardo, per intenderci. Si è deciso, il Tribunale ha deciso che le audizioni non vengono fissate tutte ore di rito e si va lì e si attende, ma vengono fissate con cadenza, se non ricordo male, di mezz'ora. Ed è questa la ragione, per esempio, per la quale, il ritardo, che comunque voglio dire, non dovrebbe essere consentito nemmeno dal punto di vista deontologico, ha come conseguenza che se è inferiore fino a 10 minuti non succede nulla, ma se sfora, se supera questi 10 minuti, vorrà dire che l'audizione durerà meno. È ovviamente un ragionamento, una questione di ordine generale, nel senso che poi, come è ovvio, credo io, l'audizione durerà il tempo che deve durare per consentire al giudice di accertare quello che con l'audizione deve accertare. Ecco, Tommaso, scusami, questa tua considerazione, che poi contiene anche la chiusa di buonsenso, dicendo poi è chiaro che si fa, no, non si toglie spazio alla difesa. Allora, mi consenti di farti questa osservazione, che è una cosa che avevo pensato leggendo questo protocollo, nel senso che i protocolli sono qualcosa che non deroga alla legge, su questo siamo d'accordo tutti, anche voi nella nota di spiegazione, poi l'avete precisato questo, ma sono situazioni in cui si cerca di darsi una buona norma organizzativa dove ciascuna parte, avvocati e giudici, si assumono degli obblighi o comunque rinunciano a dei possibili privilegi. Ad esempio, uno di questi è per il giudice di quello di dire venite tutte alle 9 e poi si vedrà fino alle 5 del pomeriggio. Però, come dire, è significativo. Io ho visto anche molte polemiche su questo punto che stai trattando degli orari. Io poi vorrei parlare magari anche di altre cose, però è indicativo perché scrivere nel protocollo si chiamano ad orari scaglionati è una cosa molto positiva perché appunto non mi si dice vieni alle 9 e poi magari te lo chiamo alle 15. E va bene anche dire mi raccomando la puntualità, ma fissare un principio che poi tu dici sarà derogato, sarà applicato con buon senso, però mettere per scritto un principio, se tardi di 10 minuti parlerai 10 minuti in meno, suona male, capito? Suona male perché io sono avvocato, vado lì e parlo quello che c'è bisogno di parlare, non è che se a un certo punto ho ritardato perché ho trovato traffico e ne paga le spese il mio assistito. Chiaramente ci sono queste dinamiche, le viviamo tutti i giorni. Metterle per iscritto come se fosse una norma precettiva e anche sanzionatoria, secondo me non è stato ben congegnato questo passaggio. Ne approfitto per dirti che dal punto di vista della redazione, al di là della sostanza, questo è un po' l'aspetto che appare problematico. C'è un aspetto in cui la difesa riceve delle indicazioni che appunto possono essere anche finalizzate a un'utilità, appunto avere l'udienza a quell'ora e sapere che non starò lì a perdere una giornata senza sapere quando mi chiameranno. Mentre invece dalla parte del giudice non si vede un analogo sacrificio. E ti faccio l'esempio che ha scatenato gran parte delle polemiche, quello delle malattie, dell'indicazione delle malattie. Tu adesso mi dirai, l'avete anche scritto nelle spiegazioni
del perché. Però, come ha scritto il professor Simoni in questo articolo, questo professore di Firenze che io non conosco, ho letto l'articolo, e lui dice, sostanzialmente ha detto una cosa, leggo questo protocollo e sembra quasi che il giudice non voglia assumere rischi, cioè quei rischi che tutti assumono fin dallo sbarco del migrante, quello del funzionario della protezione civile, la Croce Rossa, l'infermiere, il poliziotto, eccetera, eccetera, il giudice dice qui no. E poi c'è l'altro punto che l'indicazione della malattia presuppone il pregiudizio, dice lui, che si pensi che questi siano portatori di malattie, quindi poi c'è stato fatto il discorso che è una fase di migrazione di gente di colore, subafricane, eccetera, eccetera. Questo aspetto si legge nel protocollo, questa disparità, diciamo, di collocazione del giudice e dell'avvocato. Secondo te è un'illusione ottica o leggendo il protocollo si può avere questa sensazione? Allora, una considerazione prima. Il protocollo, come penso, credo sia ovvio, nasce da un'esigenza, diciamo così, locale e quindi quello che stabilisce, che prevede, deriva direttamente dall'esperienza che è maturata prima dell'adozione del protocollo presso il Tribunale di Venezia. E quindi, questione, segnalazione della malattia. Statisticamente è capitato molto spesso, tanto ci riferisce il Tribunale evidentemente, che questioni di salute, con particolare riferimento alla tubercolosi e a malattie di questo genere, pura conoscenza del difensore, non fosse contenuto nel, non fosse indicato nel ricorso, ma utilizzato, diciamo, come supporto per ottenere la protezione sussidiaria qualora non ci fossero le condizioni per l'asilo. Partendo da questo presupposto, il protocollo, che io, non c'è nulla di perfetto, quindi potrebbe essere stato scritto meglio, io non è che ci sia particolarmente affezionato al testo, ma la ragione per cui è stata inserita questa previsione è molto semplice. Se già lo sai e lo sai in maniera talmente certa che tu difensore hai in mente di portarlo a conoscenza del giudice nel corso dell'audizione, ripeto, come una sorta di subordinata, per motivi organizzativi, logistici, comunicalo prima, di modo che vengano prese delle precauzioni che dipendono evidentemente dalla provenienza, ma non in senso razzistico, ma dalla situazione medica delle località di provenienza e anche dalla tipologia della patologia. Questa mattina, sulla prima pagina dei quotidiani locali, si narra della morte di una ragazza 37enne filippina che da almeno 5 anni non andava nel suo paese, sposata con un italiano, morta per tubercolosi qui a Venezia. Allora, è una malattia particolarmente insidiosa, il contagio avviene per vie aeree. In sostanza, la richiesta dell'indicazione dell'eventuale patologia era molto semplice. Lo dici prima e mi consenti, Sì, ho capito, potente al Tommaso, però. tribunale. Allora, rispetto a chi prima di altri, o meglio, prima del giudice, che poi anche qui non è solo il giudice, nel senso che l'audizione avviene in tribunale con il contagio possibile per vie aeree, non è solo la stanza del giudice il luogo No, in ma è cui chiaro, sorge il questo è problema. chiarissimo, però tu hai messo insieme due cose. E secondo me è il problema di questo protocollo. Poi io vorrei far parlare te, non esporre il mio pensiero più di tanto. Hai messo insieme due cose: il problema del contagio, che è quello che poi è scritto nella nota che è stata congiunta a ordine tribunale per spiegare il protocollo, che è una questione che innesca tutta una serie di osservazioni, non solo quelle sulla privacy dell'avvocato che viola la privacy, eccetera, ma anche quello su quello che fa lo Stato
gestire queste situazioni, cioè se lo Stato possa demandare a una gestione privatistica che grava sull'avvocato il problema di prevenzione del contagio o anche l'altro problema che c'è nel protocollo di traduzione degli atti. In un certo senso siamo in una materia molto direttamente collegata con il sistema convenzionale delle norme e sicuramente il sistema del convenzionale delle norme prevede che gli stati debbano farsi carico soprattutto dei problemi dei soggetti deboli, sia sotto il profilo della salute, sia sotto il profilo della comprensione degli atti. C'è una direttiva comunitaria che impone allo Stato, non all'avvocato, di tradurre gli atti. E questo quindi è un primo aspetto problematico. Però tu inserisci un'altra questione che si intravede, e mi fa piacere che tu la dica perché si capisce che si intravede, e cioè che il giudice non vuole l'argomento a sorpresa. Cioè dice, se poi mi devi tirare come subordinata fuori il problema della malattia, allora mi fai la cortesia di dirmelo prima. Questo, guarda, innesca un altro problema che io vedo in questo protocollo e che ha scatenato le associazioni degli avvocati. Cioè, è chiaro, tu dici i protocolli servono per risolvere problemi che si verificano localmente. La mia sensazione, che vedo attraverso una norma del protocollo che io considero anche positiva, cioè quello di favorire una turnazione dei difensori e quindi la creazione delle liste degli esperti, eccetera, mi fa capire che il protocollo sottende anche voler arginare una certa gestione di questo tipo di procedimento da parte di determinate associazioni di avvocati. C'è questo aspetto? Questo aspetto non è direttamente collegato al protocollo, anche se c'è, nel senso che, ripeto, il Consiglio dell'Ordine lo vede nell'ottica dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma sono un numero limitato gli avvocati qui a Venezia che si occupano di queste vicende, con consistenti numeri di ricorsi. Noi siamo bloccati perché il regolamento sulle specializzazioni è stato di fatto non cancellato, ma insomma non Bloccato. attuato, bloccato, e quindi come consiglio abbiamo delle difficoltà a creare delle liste di, tra virgolette, specializzati in assenza del regolamento. Però sicuramente c'è anche l'intenzione del Consiglio dell'Ordine di verificare come vengono conferiti gli incarichi, con che criterio e con che modalità, perché credo che rientri nelle nostre attribuzioni. Esatto, ma io conosco la polemica perché non è solo veneziana, perché c'è una certa insofferenza verso magari avvocati che fanno tante di queste cose, presentano tante parcelle per il patrocinio a spese dello Stato e quindi destano un'esigenza di allargare la platea degli avvocati che si occupano di queste cose. Però stiamo parlando di una materia molto particolare. Qui andiamo nel cuore del problema, secondo me, perché questi avvocati, visto dalla parte che abbiamo detto adesso, li vediamo sotto un profilo, diciamo, di più prosaico, più basso di accaparramento della clientela, diciamo. In realtà c'è un aspetto ideologico molto importante qui. La materia dei migranti, soprattutto in questo momento dopo il decreto Minniti, è una di quelle materie di frontiera in cui gli avvocati che si occupano di queste cose, anche politicamente, diciamo, conducono una, mi sembra di capire, ma sicuramente è così, conducono una attività che cerca di stimolare una giurisprudenza creativa che porti a rafforzare i diritti dei migranti che sono stati ridotti dalla legge, dal decreto Minniti. Allora,
Chiaramente questo cosa determina? Che vedersi con un protocollo allargata alla platea degli avvocati viene percepito da questi avvocati a torto, a ragione, come dire, in buona fede o meno in buona fede, lasciamo perdere perché non voglio entrare in queste cose, però viene percepito come un sistema attraverso il quale si vuole evitare per quanto possibile che ci sia un'attività difensiva che porta più orientata sui diritti costituzionali, sulla CEDU, piuttosto che sulla legalità stretta della legge italiana e quindi del decreto Minniti. Cioè, come per dire, vabbè, siccome noi diamo fastidio, perché andiamo lì a rompere le balle, poi gli facciamo la subordinata all'ultimo momento, cioè facciamo tutto quello che è possibile per allargare al massimo il diritto conculcato del migrante, allora il giudice ci taglia le unghie con il protocollo. C'è questo problema, ti chiedo, a posteriori, chiaramente questo è un fatto che si è venuto fuori a posteriori, dopo l'uscita del protocollo, ma tu lo vedi questo problema che io vedo? Allora, la previsione di questa famosa lista, allora, prima è evidentemente su base volontaria, quindi non comporta automaticamente un allargamento della platea di colleghi che potranno avere questo tipo di incarichi. Tra l'altro, se anche dovesse, per ipotesi, provocare come conseguenza che accedono a questo tipo di incarichi colleghi che non appartengono, non sono iscritti a determinate associazioni e quant'altro, non mi sembra che questa semplice cosa possa qualificarli come soggetti che non abbiano la stessa intenzione di allargare i diritti per i propri assistiti, anzi direi che la nostra funzione è esattamente il contrario. Quindi non vedo in che modo la previsione di una lista su base volontaria possa incidere negativamente sulla battaglia che sul piano giudiziario e politico parallelamente alcune associazioni stanno portando avanti e che francamente condivido, perché poi sul fatto che il protocollo sarà fatto male, ma il decreto Minniti Orlando è probabilmente fatto peggio, io sono assolutamente d'accordo. Ma non vedo una correlazione tra il desiderio di annacquare le file della difesa, diciamo così, le fila della difesa con questa previsione. È solo la previsione di la preoccupazione del Consiglio dell'Ordine è quella di evitare fenomeni che possano anche semplicemente apparire come di accaparramento di clientela. Ecco, però senti, tornando adesso che siamo in conclusione all'inizio del nostro discorso, i protocolli esistono, dicevamo, ormai fanno parte del nostro modo di regolamentare la nostra vita professionale e il corso della giustizia, ma in una materia politicamente così calda come quella della politica dell'immigrazione in Italia, con il problema degli immigrati che vengono riconsegnati ai libici, con l'accusa che si dice che si rivolge al governo italiano di voltarsi dall'altra parte rispetto a quello che succede nelle coste libiche, le tensioni che portano a mettere sotto processo la nave degli ONG che prendono i migranti e non li riconsegnano ai libici. In questo panorama incandescente, un protocollo è una cosa opportuna, te lo dico non è che ti chiedo, ma ragionandoci insieme, non è come fare un protocollo sui precetti o sui decreti ingiuntivi, ti pare? Allora, diciamo questo, io sono convinto che un protocollo fosse necessario e francamente a posteriori la levata di scudi che c'è stata, secondo me, conferma la necessità di un protocollo, anche perché è pur vero che la questione è politicamente, dal punto di vista culturale e sociale, molto combattuta, è uno dei punti dolenti della nostra situazione,
però noi qui affrontiamo l'aspetto giurisdizionale della vicenda. La levata di scudi, dicevo, è secondo me un elemento di conferma della necessità di un protocollo, anche perché, assumendomi la responsabilità di quello che sto per dire, è stata una levata di scudi ampiamente in malafede. Perché al di là del dibattito che si è sviluppato poi in tutte le forme possibili e immaginabili, la prima uscita di Magistratura Democratica è stata nel senso che il protocollo avrebbe previsto, dalla lettura che ne hanno fatto chi ha pubblicato sul La manifesto, mancata prescrizione. l'assenza dell'avvocato, Sì. che è una Non è scritto follia. benissimo, però non è scritto benissimo quel passaggio, anche se anche la legge non è scritta bene, siamo Sì, d'accordo. però Vinicio, No, però il passaggio sarà scritto male, però del punto è 6. benissimo che la polemica era forzata sul punto, perché Sì, sembrava all'inizio che il difensore non ci fosse proprio. anche Cioè, in una perché situazione in cui addirittura per legge puoi sentirli a distanza, insomma, quindi non sì, aveva. ma non è solo quello, scusami, non è solo quello, perché per comprendere la strumentalità è sufficiente leggere il punto 5, quello di cui abbiamo parlato poco fa, in tema di ritardo, che è rivolto agli avvocati e ai richiedenti. Allora, per sostenere che l'avvocato non avrebbe potuto entrare nell'aula o si tiene l'audizione, si doveva sostenere che il protocollo sostanzialmente dicesse: avvocato, per stare fuori dalla porta, sia almeno puntuale, il che è una follia. E al di là della confusione che in moltissime degli articoli scritti, degli interventi fatti, si fa tra assistenza e intervento in un contesto che, regolato prevalentemente dalla procedura civile, prevede che l'esame della parte, l'interrogatorio libero, sia condotto dal giudice, che tra l'altro non è nemmeno un istituto così singolare, visto che anche io mi occupo esclusivamente di diritto penale, ma visto che anche con i testi citati ai sensi del 507, le norme di attuazione dispongono che provveda il giudice all'esame del teste citato d'ufficio. In questo contesto, premesso che potrà anche essere scritto male dal punto di vista sintattico, io ripeto, non sono affezionato alla forma, ma sostenere che era previsto che l'avvocato non avrebbe partecipato all'audizione, è francamente stupidamente strumentalizzato, perché Adesso io questa cosa ho lasciato che tu la dicessi perché avete preso tante contumelie anche, quindi mi sembra giusto che tu l'abbia detto. Io, come dire, molto sinteticamente all'inizio l'avevo detto, forse l'ho dato troppo per scontato, e ho detto che ci sono state anche tante polemiche forzate, secondo me, sul protocollo. Dopodiché mi interessava cogliere dei punti che poi abbiamo colto, secondo me, in questa nostra discussione, e la domanda finale era sull'opportunità proprio non di farlo in un certo modo o in un altro, ma proprio di farlo un protocollo in una materia dove se butti un sasso nello stagno si crea un'esplosione, non so perché. Cioè, io, ripeto, sono convinto che sia stato assolutamente opportuno farla, la scelta di farlo, perché i numeri e la situazione logistica che stiamo vivendo a Venezia su questo argomento richiedeva un tentativo perlomeno di regolamentazione per un più agevole esercizio della professione per noi e della giurisdizione per i giudici, che va poi bene. credo sia sempre lo scopo di un protocollo. Io sono convinto che vigilerete sugli avvocati e anche sui giudici. Tommaso, in bocca al lupo. Grazie.